Ciao a tutti, sono Sissi e qui con me c'è Raul. Siamo in mezzo alle uova di Pasqua. Tanti auguri di buona Pasqua, togliamole un attimo da di mezzo. Faccio questo video per fare gli auguri a tutti quanti. Come sapete, Raul deve prendere il biscotto, ok? Abbiamo un biscotto per Raul perché il cioccolato non va bene per i cagnolini. Quindi, Raul, biscottino. Faccio questo video di auguri come al solito, stile Presidente della Repubblica che va in onda su tutti e due i miei canali. E apriamo le uova di Pasqua. Vi faccio gli auguri prima di tutto, che sia una Pasqua serena per tutti. Non so come festeggerete, io festeggio ovviamente in famiglia, andrò a mangiare a casa di mia nonna, quindi togliamo Raul di mezzo. Toh, guarda qua il biscotto, l'ho messo qui di fianco. E quindi niente, farò il pranzo con i parenti e abbiamo due uova da aprire oggi. Sono estremamente fortunata perché in realtà all'inizio avevo preso solo il Bauli dei cucciolotti perché il Kinder del WWF al mio Conad dove vado a fare la spesa non l'avevo ancora trovato. E quindi niente, quindi ho ripiegato sul cucciolotto. Raul si sta mangiando la sorpresa dall'anno scorso. E quindi niente, sempre il video caotico quando c'è Raul. Quindi avevo ripiegato sul baule cucciolotti, però poi sono andata all'Iper e ho visto il Kinder del WWF. Io adoro il cioccolato Kinder. E questo dovrebbe essere, tra l'altro, dovrebbe essere al sicuro perché è stato prodotto ad Alba, c'è scritto, quindi per la storia della salmonella e tutto quanto dovrebbe essere sicuro mangiarlo, se no il prossimo video è tipo live in diretta dall'ospedale. Perché già come sentite dalla voce sono ancora un po' raffreddata per questa influenza che ho preso. Intanto Raul è completamente sul tavolo, cioè oggi è anarchia, vieni qua, anarchia. E quindi niente, quindi andiamo ad aprire subito le uova perché sennò questo video diventa troppo lungo. Incominciamo con il Bauli. Raulino, vediamo se ci serve la forbice oppure l'hanno chiuso bene. No, non ci serve la forbice. Ah, vediamo cosa c'è dentro perché guardate qua. Ci abbiamo quattro opzioni. O la scimmia che è Otta la scimmiotta, ok? Oppure c'è Geppi il ghepardo, Tino l'elefantino e Raffa la giraffa. Allora, facciamo il toto scommesse. Raul, togliti di mezzo. Oh, che cade l'uovo. Allora, facciamo il toto scommesse. Io vorrei trovare Tino l'elefantino o Raffa la giraffa. Il Camera Dad ha già detto, secondo me trovi la scimmia. Ok. Però io mi sento di trovare il ghepardo, quindi io vorrei uno di questi due. Mi sento che troverò il ghepardo, però il camera dad e mia mamma pensano che troverò la scimmia. Scusate se tossirò, ma come vi ho detto è stata una settimana di M. Non ho il virus, perché questa settimana ho fatto ben tre tamponi per esserne certa. Quindi andiamo con l'apertura dell'uovo. Raul, adesso ti devi spostare perché c'è il cioccolato. Vado. Cosa facciamo? Un colpo di karate? Oh, l'ho aperto in due! No, no! Cioè, guardate qua cosa ho trovato. La scimmia. Otta la scimmiotta. Avevano ragione il camera dad e mia mamma, che gufi che sono. E questo, Raul, ti piace la scimmia? Questo andrà a Raul. Oh, è carina, eh? Per quello è molto carina. Però volevo Tino l'elefantino. Bauli, mandamelo. Raul, guarda qua. Ti piace la scimmia? È per Raul? È per Raul? È per Raul. Tieni, mangiatela. Va bene. Dopo assaggiamo anche il cioccolato. Non sono molto nel mood del cioccolato, ma
Dopo lo assaggiamo tutte e due, sia il Bauli che questo, che è il Kinder, che è il mio preferito. Dunque, Kinder del WWF, qua abbiamo anche qua il peluscino, perché ovviamente io prendo, sorprese plasticotte non ne voglio, io voglio il peluscino. Quindi, vai con il Kinder. Qua ci vuole la forbice. Forbice. Allora, l'anno scorso nel Kinder del WWF avevo trovato questo orsacchiotto carinissimo, che ce l'ho ancora, che prima se lo stava azzannando Raul, adesso è impegnato con la scimmia, meno male. E quindi io l'anno scorso avevo trovato questo. Quest'anno al supermercato c'era la promoter che mi ha fatto sbirciare le sorprese e ci sono ancora dei peluche molto carini. C'è il panda, c'è anche qua un gorillone che... Ovviamente con la mia fortuna troverò qua dentro. E poi c'è anche il rinoceronte. Io voglio il rinoceronte. Voglio con tutta me stessa il rinoceronte. Ti prego, fa che ci sia il rinoceronte qua dentro. Cioè, allora, il Baudi è stato facilissimo da aprire. Questo è un casino. Aspetta, appiccica tutto. Eccolo qui, vediamo. Altra mossa di karate. È un peluche, quello sicuro. Qua non si vede niente dentro. Manifestiamo il rinoceronte. Ti prego, fa che sia un rinoceronte. Dai, troppo carino! Troppo carino! Raul, intanto Raul è sceso giù, è saltato giù dalla sedia, sta giocando con la scimmia, gli piace tantissimo. E mio, questo il pandino! E tra l'altro è in tinta anche con il nero di oggi di Pasqua. È troppo carino. Con quello dell'anno scorso sto facendo praticamente la collezione. Va bene, dai, assaggiamo un pezzettino di cioccolato. Io assaggio il Kinder perché ho voglia di mangiare il Kinder. Voi lo sapete già. So che sicuramente il Bauli sarà buonissimo, però io voglio il Kinder e speriamo, incrociamo le dita che non ci sia salmonella dentro. Raul, il cioccolato non va bene per il cagnolino. Buono. Va bene. Buona Pasqua a tutti quanti. Mi raccomando, facciamoci gli auguri qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Sperando di guarire in fretta. Ciao!